Solo lo Spirito Santo ti fa amare Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi. Leggiamo Giovanni 21, 15, 19. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio e detto questo aggiunse: Seguimi. Amen. Cari amici, ci troviamo oggi di fronte ad un episodio così importante e così forte scritto da Giovanni, il discepolo amato. Giovanni parla di questo dialogo tra Pietro e Gesù. Un Gesù che, apparendo da risorto, dopo che stavano mangiando insieme sulla riva del lago di Tiberiade, chiede per tre volte a Pietro se lo amasse. Ma in greco Giovanni lo dice e lo scrive con due verbi. Quindi in realtà la nostra traduzione italiana è corretta, ma non è così precisa come nell'originale greco. Perché per due volte Gesù chiede a Pietro: Mi ami? Il verbo amare usato da Giovanni in queste prime due domande è agapao, un verbo tipico e precisamente cristiano, l'amore di Dio, un amore incondizionato, libero, gratuito, che viene dall'alto. Tra poco vedremo, domenica lo vedremo, l'amore che solo dallo Spirito Santo viene. Per due volte Pietro risponde a questo agapao: Io ti voglio bene, con il verbo fileo. È un verbo filantropico, terreno, umano, accessibile, possibile. Ma Gesù ha chiesto: Pietro, tu mi ami come io ti amo. Pietro dice: Io non ce la faccio. Guardate che Giovanni è l'Evangelista che sta scrivendo. Senza conoscere il greco è difficile comprendere questo episodio. Possiamo inventarci tante cose. Ma Giovanni ha un obiettivo ben preciso: far comprendere che senza lo Spirito Santo noi non possiamo amare Dio, amare Gesù, amare gli altri come Lui ci ama. Essere capaci del comandamento che ci ha lasciato: amatevi gli uni gli altri. Infatti la terza volta Gesù gli dice: Pietro, mi vuoi bene? Gesù si abbassa a Pietro. Si abbassa, non usa più quel verbo alto, grande. Tra poco capiremo perché. E Pietro gli dice: Certo Gesù, me l'hai già chiesto due volte, io ti voglio bene. Giovanni, l'apostolo, il discepolo amato, l'evangelista, sa bene che Pietro non lo poteva amare come Gesù stava chiedendo, senza lo Spirito Santo. Ma dopo la Pentecoste, Pietro ha iniziato ad amarlo
come agape, non più come filia, questa amicizia, questo rapporto socievole, filantropico. È stato diverso, è cambiato Pietro. Fratelli e sorelle, noi possiamo amare Gesù, cioè offrire noi stessi a Lui, offrire la nostra vita agli altri, ai fratelli e alle sorelle, a amare e perdonare come Dio fa. Questo è l'unico comandamento che ci ha donato e che ci ha chiesto. Dentro c'è tutto il resto. È possibile soltanto con lo Spirito Santo. Infatti Pietro dopo la Pentecoste è diverso. Si dona tutto a Dio, a Gesù. Inizia ad evangelizzare con forza. Inizia ad essere un Pietro differente, il Pietro di Dio, il Pietro carismatico nello Spirito Santo. Non era possibile prima. Lo ha rinnegato, lo ha tradito, è scappato, aveva paura, non aveva coraggio. Lo Spirito Santo, cari amici, ci fa amare e dare la vita. E questo è l'unico comandamento che Gesù ci ha lasciato. Amen? Allora, insieme a me, diteli, vieni Spirito Santo. Abbiamo bisogno di te. Spirito Santo, in questi giorni di Pentecoste ti invochiamo nelle nostre vite personali, nei nostri gruppi di preghiera, nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, nella nostra chiesa. Vieni Spirito Santo affinché il nostro cuore si sciolga, si apra a te e possa amare Dio con tutto il nostro essere. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, lo slogan di oggi ve lo consegno ed è: solo lo Spirito Santo ti fa amare Gesù. Invocalo con tutte le forze. Ti invito questa sera a seguire la terza serata del nostro seminario sulla Pentecoste. Puoi iscriverti ancora sul nostro sito web perché parleremo dello Spirito Santo Consolatore, il Paraclito. E infine vi invitiamo anche a guardare sul nostro canale Shout Koinonia YouTube l'ultimo video del nostro nuovo album, un videoclip del canto Risanami, un canto che tocca il cuore e si apre all'azione di Dio che guarisce. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Io ti